abbia sempre avuto un taglio diverso questo giornale rispetto ad altri organi di informazione. Eccoci arrivati a un appuntamento ormai annuale. Il premio Key nasce da un progetto editoriale mio e dalla mia redazione volto ad evidenziare gli aspetti positivi del nostro territorio. Ai crotonesi voglio intanto ringraziarli perché ci hanno creduto in me sin dalla prima volta. Io l'unica cosa che posso dire è che di aspettare ci sarà tanto da dire alla fine. Gente delle arti ormai sono 10 anni, 11 anni che lavora sul territorio cercando di non solo di formare i ragazzi da un punto di vista artistico-tecnico, perché passare le informazioni artistiche è importantissimo, formarli come attori, come cantanti, come ballerini. È sempre bello vedere un bambino di 8 anni che magari arriva a 12-13 che comincia a mostrare quella voglia anche di stare sul palcoscenico che rende tutto magico. Ma quello che noi stiamo cercando di costruire è un mondo per i ragazzi che possano, dove possano costruire se stessi da soli. Questo è quello che noi stiamo facendo, che facciamo da anni. Mettiti al centro per finire. Quest'anno noi abbiamo fatto convegno mondiale di medicina a distanza con la telemedicina e la teleriabilitazione. E naturalmente questo ha fatto sì che la Calabria e Crotone fossero al centro un po' dei discorsi di telemedicina in tutto il mondo. Grazie.